Ho letto i giornali questi giorni e onestamente non ho trovato niente di confortante. Guarda, io ho trovato stamattina, sono andato da un mio cliente, che è anche un amico, che ha una libreria antiquaria e aveva un libro lì esposto che si chiamava, un libro non credo molto vecchio, credo che fosse già del Novecento, si chiamava L'igiene del piacere. E a un certo punto ho trovato che c'era un capitolo intitolato La satiriasi, che è un po' la malattia che probabilmente ha uno di questi personaggi che non vorrei nominare. E diceva questa cosa ributtante, abominevole, eccetera, era divertente. Probabilmente un prete che l'ha scritto, però i preti, se fossero più così che così, a volte sarebbero. Senti, a proposito di librerie, per quella che è la tua esperienza, il quadro italiano per quello che riguarda le librerie, cioè quali sono? Esistono ancora le librerie di nicchia, per esempio, le piccole librerie specializzate, o effettivamente siamo riusciti a farle chiudere tutte? È una bella domanda, ma non sono la persona giusta a cui rivolgerla, secondo me. Perché io, quando compro in libreria, compro sempre nella stessa libreria che è qua a Cuneo. Certo, compro anche molto su internet, anche perché a volte, cioè, mi è capitato di comprare ultimamente dei libri di delle case editrici sconosciute che magari a Cuneo avrei dovuto comprare, ordinare e pagare le spese di spedizione alla libreria, cioè la libreria avrebbe ordinate fisicamente per posta come avrei potuto fare io fino a pochi anni fa non avrei potuto saperlo, invece ordinandole via internet io ho addirittura avuto uno sconto sul prezzo di copertina. Amazon, io penso che sia una grande cosa anche dal punto di vista dei libri fisici, secondo me è una cosa brutta che hanno fatto quella di mettere quella legge lì. D'altro canto, però, avere una libreria qua sotto casa che ha un sacco di libri e conosci le persone. A volte ti consigliano i libri, non è tanto il mio caso perché io so sempre cosa voglio, non sono mai andato alla cieca in una libreria. È difficilissimo andare alla cieca in una libreria per me perché rischi di imbatterti in cose che non volevi neanche sapere che esistessero. È vero. Poi ti chiederò più specificamente di spiegarmi questo. Assolutamente, ho una memoria che è bellissima, nel senso che io quello che non voglio ricordarmi non me lo ricordo. Beato Proprio. te. No, assolutamente, totale zen. Quindi quello che non mi interessa passa nella mia testa e non esiste più. Per me è proprio lo cancello dell'esistenza. Infatti, quell'uomo che non nomino, non lo nomino perché non mi ricordo come si chiama. Ascolta, quindi quello che ti voglio chiedere a questo punto è, secondo te la libreria come luogo fisico esisterà ancora in futuro oppure esaurirà la sua funzione in luogo dove poter ordinare il libro o trovare il libro? Non lo so, non lo so, non ho una risposta per questa domanda. Tante cose sono successe che non ce l'aspettavamo e tante cose succederanno ancora. Non ne ho la minima, proprio, non ne ho proprio la minima idea. Cioè, a volte mi viene anche l'idea che il libro di carta
si ha soltanto un inframmezzo, il libro di carta nasce con Gutenberg, erano dei libroni alti così, no? Poi arriva Manuzio che li fa piccolini, Manuzio italiano, anziano, e li fa piccolini, allora il libro diventa portatile, è come il computer che occupava una stanza e poi inventano il portatile. Ecco, il leggere il libro, cioè, che ce n'è un po' del testo che è racchiuso in una gabbia su una pagina e poi bisogna girare la pagina, cioè, ci sono molti video parodistici dove c'è il manuale del libro per vedere come funziona il libro e lo spiegavano agli amanuensi come funzionava il libro perché non erano abituati, o forse sì, cioè, quelli dei codici non erano abituati al libro. Comunque, la scrittura e la lettura è esistita in altre forme e altre forme prenderà in futuro. E altre forme di distribuzione ci saranno. Cosa succederà alla libreria? Non te lo posso dire, però l'importante è che la lettura rimanga, perché io sono uno che legge ovunque. Quando vivevo nel paesello, 1200 abitanti, già da piccolo mi prendevano in giro perché io quando camminavo leggevo qualcosa. E mi dicevano sempre si liber, sempre si liber, sempre sui libri, sempre sui libri. In realtà quel libro magari era Topolino. Loro lo chiamavano libro perché evidentemente non c'era la possibilità di capire che cosa fosse quella cosa di carta che avevo in mano. Per loro era un liber. In realtà era Topolino. Tutto Quindi questo mentre giocavi a calcetto. è successo anche questo, sì. È successo anche questo. Più volte, infatti, tu adesso tu citi una parte della mia biografia che ho scritto sul mio sito e io non l'avevo scritta. Ma poi mi ha telefonato un mio amico che è mio amico da quando ero bambino, mi ha detto: "Senti, tu hai scritto la tua biografia molto bella, però come biografia non è completa, se non dici che una volta ti sei dipinto il casco sulla testa per carnevale. Se non dici che una volta hai fatto la pipì nella borraccia, se non dici che una volta che da piccolo giocavi a calcio ti mettevamo in porta perché non valevi una minchia e tu leggevi Topolino durante, eccetera." Magnifico. Quindi io sono molto molto affezionato alla lettura. Infatti, se tu mi dici guarda questo video su internet, io lo guardo una volta su 15. Quindi tu stai facendo un'intervista che va su un video su internet, io in realtà non sono molto portato per questo tipo di medium. Mi spiace, anche perché non sono molto bello. È più bello No, leggermi. ma guarda. Forse è ancora peggio leggermi scritto, vabbè, non importa. No, invece ti leggo con molto piacere, sai, perché sono il tuo blog e io che mi pensavo è veramente una raccolta di quadri, di idilli, se vogliamo così, almeno per me. Lei Vabbè. mi adula, signorine. Non, cioè, non era mia intenzione, ma è la pura verità, quindi. No, Grazie, sono contento. davvero, mi piace molto anche perché è molto, molto sentito. E sono quelle cose che le leggi e dici: no, anch'io, anch'io. Ecco, succede la stessa identica cosa anche a me, però l'ha scritta talmente bene che effettivamente. Ah. Ma sai perché? Perché sono un genio. Questo senza dubbio. Beh. Senti, per tornare un attimo al discorso dell'editoria digitale, quello che ti voglio chiedere è a proposito dei dispositivi.
Quelli che vediamo sul mercato al momento sono fondamentalmente il Kindle, l'iPad e pochi altri, di cui alcuni peraltro non sono neanche disponibili in Italia ancora, come per esempio il Nook, che è disponibile soltanto negli Stati Uniti, correggimi se sbaglio. Non ti correggo perché sbagli. Grazie. E quello che ti volevo chiedere è, secondo te, quali sono le caratteristiche, visto che tu sei un lettore forte, come direbbe l'Istat in Italia, quali sono le caratteristiche, le comodità, quelle funzioni che un lettore di ebook dovrebbe avere insomma, per essere il tuo lettore ideale? Guarda, è una bellissima domanda. A me piacerebbe molto che il lettore di ebook potesse emettere luce propria e non emetterla quando lo decido io, mentre io quando vado fuori leggo su questo affare e quando sono in casa leggo su quest'altro affare, che è l'iPad. L'iPad va benissimo, ma al sole fa schifo perché non si legge niente, dà fastidio, mentre questo qua al sole dà il meglio di sé, in casa devi tenere la luce accesa per leggere. E poi deve essere angolato attraverso la luce, come un libro normale. Ecco, a me piacerebbe che esistesse qualcos'altro, che desse le stesse cose di entrambi. Questo che il Kindle io lo porto sempre con me, sempre, 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 ce l'ho sempre in borsa perché non pesa niente. È per questo che sono un po' un prete, perché vado in giro col breviario come facevo da ragazzo col topolino. Più o meno sono le stesse dimensioni. Ecco, il Kindle cosa ha di brutto? Ha questa tastiera che servirebbe per comprare. In realtà il Nook è uguale come schermo, ma il bordo finisce qui sotto ed è più piccolo, quindi ed ha una specie di touchscreen che dicono essere molto molto affidabile. Io confido nella tecnologia e spero che risolva questo problema che per me c'è, però io adesso ho il telefono di là, il telefono è grosso così, ce l'ho sempre qua e i miei libri che ho in tutti i dispositivi stanno sempre sincronizzati. Arrivo a una pagina, c'è anche sull'altro. Tipo stasera ancora al supermercato avevo solo il telefono e ho letto qualche pagina sul telefono. È bellissimo.